scientifica per fare l'ingegnere. Poi cambiai idea, pensai alla laurea scientifica e andai a medicina. Ma mi sono accorto, lo dico soprattutto perché ci devo eliminare in medicina al principio, che io sono allergico al dolore mio e a quello degli altri. Partecipai a un processo boccaccesco. Una delle più belle giovani signore della mia Foligno, ancora ricordo i suoi splendidi occhi color smeraldo, se la faceva con un dottore. Ma la moglie del dottore tradiva il traditore, quindi c'era un intreccio particolare per cui ci fu uno scontro dagli avvocati. E mi domandai, ma qual è la verità? Quanto è importante la verità? E mi ricordai, voi lo sapete, che nel Vangelo Ponzio Pilato chiese a Cristo quid est veritas e Cristo non gli rispose. Aveva detto io sono la via, la verità e la vita, ma questa non è una risposta al concetto della verità. E così presi la terza maturità, la maturità classica, e diventai avvocato. Diventando avvocato ho avuto occasione di visitare molte carceri in Italia e nel mondo. In Italia, da San Vittore a Milano, Regina Coeli qui, Luciardone a Palermo, all'estero ho visitato le carceri di Alcatraz e San Francisco, il carcere dove stava Mandela in Sudafrica, le carceri di Pol Pot in Cambogia, e ho apprezzato un altro valore oltre a quello della verità, cioè quello della libertà. Quanto è duro stare in un carcere, dai un calcio alla porta e non ti s'apre. Ma queste non niente, queste carceri di fronte, che so, al Mamertinum che c'è qua a Roma, al carcere dove fu prigioniero San Francesco, Francesco di Assisi, molti non lo sanno, ma a 18 anni partecipò a una battaglia tra Sissani e Perugini, fu sconfitta con le strade vicino al Tevere e stette un anno nelle segrete della casa dei Baglioni. Uscì dopo un anno, riscattato dalla famiglia, e lui è chiamato. È la pazzia che ha reso San Francesco, secondo me, santo. Perché appena uscì da quel carcere durissimo, cominciò ad andare sui tetti a parlare con gli uccelli, a parlare con il lupro, venne a Foligno, vedete il cavallo e i panni, si denudò davanti al vescovo nella sua città e cominciò a parlare al lupo e via dicendo, la sua santità. Quindi nel carcere si vivono dei drammi gravissimi. Io stesso sono stato carcerato in Etiopia, mi fermarono 2 ore, stetti dentro, che carceri per modo di dire, assieme a molta gente locale, perché avevo preso un tassì straniero. E un'altra volta passai la notte in gattabuia a Berlino, perché venendo da Mosca via Varsavia, Dresda e Lipsia mi infilai nella Unterdellinger, viale dei Pini, al porto di Brandeburgo, non vidi nessuno, 200 poliziotti mi misero le armi contro, non sapevo che era. C'era il coprifuoco perché era il 13 giugno del 1961. Io ero l'unico europeo assieme a un amico che mi trovai alla porta di Brandeburgo proprio il giorno in cui costruirono il muro. Ma niente, credetemi, è pari al lavello, al carcere dove fu sepolto il Cagliostro. Fu una cosa spaventosa quando io lo vidi. È una cella di 2,5 metri x 2,5 metri con un tavolaccio e si entra attraverso una feritoia, appena io credo che non c'entravo, lo calarono giù con la corda e lì stette per 4 anni e mezzo finché lo ritirarono fuori il cadavere quando per un colpo di cuore eccetera apoplettico morì. Io domandai alla gente della Rocca, ma ci sono documenti sul processo? Dice no, però guardi, secondo la tradizione la popolazione dice che a un certo momento Cagliostro compare quando nella notte buia sui rostri si vede l'ombra, si pensa che sia lui il suo spirito perché non si conosce dove è stato seppellito effettivamente e veda se può parlarci. Io ci ho provato, la notte andai lì, aspettai, ero una notte coperta e vidi un'ombra, credetti di vederla, mi vennero in mente le parole di Dante a proposito del conte Ugolino che morì di fame nel carcere di Pisa. Tu vuoi che io rinnovelli disperato dolor che al cor mi preme, già pur pensando pria che io ne favelli, ma se le mie parole serben seme che fosse infame al traditor che io rodo, parlai e lacrimar vedrai insieme. Almeno il conte Ugolino aveva la gioia di rodere il capo del vescovo Ruggeri che aveva fatto morire lui e i suoi figli. Ma Cagliostro come aveva motivo di vendicarsi? Eppure vi dimostrerò che motivo c'era e ci fu.
Allora mi accostai per parlarci, ma comparvi in quel momento la luna. Dimmi tu, luna in ciel, dimmi che fai, pallida luna, e l'ombra si vede uomo. E quindi corsi all'archivio di Stato Vaticano e mi hanno detto gli atti sono segretati. Per fortuna ho trovato un libro edito nel 1791, l'anno della sentenza, da un certo Giovanni Barbieri, che era il segretario del Tribunale dell'Inquisizione. Era un libro, un libello, che giustificava le ragioni per cui era fatta la condanna. Ma effettivamente questo libro mi ha consentito di ricostruire un po' fantasiosamente il processo, e provo a rappresentarlo a voi. Mi dovete perdonare se io mi servo degli appunti, ma sono tante le circostanze, i nomi e gli avvenimenti e gli accadimenti di Cagliostro che non è possibile memorizzarli in breve tempo. Quindi il nostro ospite stasera è Giuseppe Balsamo, detto il conte di Cagliostro, ma non solo, il conte Felix, il conte di Arar, il marchese d'Anna, il marchese Pellegrino, il marchese Pallane, addirittura il principe di Santa Croce, cioè il più nobile titolato d'Italia, ma grandissimo, intelligentissimo personaggio, avventuriero dalle molte vocazioni e delle infinite esperienze dell'Europa, dagli Urali fino al Portogallo. Il Gran Cofto, come lui si chiamò, figlio di un angelo, depositario del Mysterium Magnum, qualificato profeta, medico, guaritore, illusionista, lussurioso, seduttore, sfruttatore, indovino, falsario, intrigante, cabalista, grande iniziato, paranormale, che odora di zolfo e di magia bianca, nera e rossa, l'arcitaliano taumaturgico, definito amico dell'umanità, un fantasma che, come vi ho già detto, fa ancora paura, e con lui la moglie, Lucrezia Feliciani, lui la chiamava la celeste Serafina e poi la chiamò la mia regina di Saba, una coppia che affascinò il nostro continente per anni, perché ricercava i misteri della vera saggezza, la rigenerazione fisica e spirituale dell'uomo, perseguitato e osannato da re, da regine, da principi, da nobili, da cardinali, dal popolo minuto, con loro un quadro caravaggesco fatto di ombre e di luci, e 230 anni fa dallo scandalo, forse voi la sapete, della collana di diamanti di Maria Antonietta, la regina di Francia, 1784, una collana del valore di 100 milioni di euro di oggi, 570 diamanti, valevano allora 1.600.000 franchi dell'epoca. Giudicati e condannati entrambi nell'ultimo processo. Il loro processo fu l'ultimo processo della Inquisizione romana nel 1789, appena quindi scoppiata la Rivoluzione francese, che il Cagliostro aveva profetizzato alla fine del secolo dei lumi, in coincidenza con la presa della Bastiglia, ove Cagliostro era stato appena scarcerato dopo un anno per lo scandalo della collana. E quindi dopo due secoli io penso che sia più che mai valutare questa tragica fine, perché conserva secondo me anche una sua grossa attualità. Io qui le fotografie del conte di Cagliostro, vedete che personaggio non particolarmente bello, non era molto alto, piuttosto pingue, ma dagli occhi foschi parlava benissimo, era un uomo notevolmente affascinante, vedete, ci sono parecchie immagini di lui, eccetera. E dominò, diventò l'uomo più popolare ad un certo momento in Europa. Fu arrestato il 27 dicembre dell'89 qui a Roma, assieme alla moglie e anche un cappuccino che con lui si era affiliato alla massoneria. Venne sottoposto a 43 interrogatori e anche alla perizia medico-legale per accertare che fosse sano di mente e onde evitare il successivo annullamento del processo. Il tutto in assenza di qualsiasi avvocato difensore. Venne redatto l'atto di accusa e venne nominato il tribunale. Il tribunale era di un eccezionale valore. Il presidente era un certo cardinale Bezzelata, che era il segretario di Stato, come se l'avesse fatto Bertone fino a poco fa, con altri quattro cardinali, con i governatori di Roma, con dei luminari del Santo Ufficio. E la difesa fu affidata alla difesa dell'accusa, la difesa della Chiesa fu affidata a un certo Monsignor Domenico Liberti, mentre avvocati difensori
con i quali Cagliostro poté parlare solo dopo 10 mesi e mezzo di isolamento, fu un certo Monsignor Bernardini, che però era un difensore d'ufficio, e un certo avvocato Costantini, scelti dall'imputato perché era il difensore dei poveri. Costarono 300 scudi alla cassa apostolica. Ora, l'alta qualità di questo tribunale dimostra l'enorme importanza che la Chiesa dette a questo processo. Presidente era questo cardinale Francesco Zelada, un personaggio arcano, ambizioso, con poca fede religiosa, il quale incarnava il potere con un sogno di dominio, mentre le certezze cominciavano a scricchiolare in quel periodo. Figura fosca, ma a suo modo eroica, che però si attardava in persecuzioni inquisitoriali fuori del tempo massimo. Due grandi impostori antagonisti a confronto lui e il Cagliostro. L'uomo dell'alchimia a fronte dell'uomo di chiesa, che però aveva paura dell'altro, incatenato e dall'aspetto veramente impressionante. Lo stesso Zelada poi fallì nei suoi obiettivi, perché il mondo politicamente cambiò. Quando arrivarono i francesi, 2 anni dopo la morte di Cagliostro, nel 1757, scappò via da Roma, fuggì e finì in maniera miseranda. Quindi la palma della vittoria spetta dunque al conte, che aveva voluto combattere la battaglia della ragione. E intanto si apre il processo. Il mago alla ricerca della vita e della libertà, lo Zelada alla ricerca della morte di lui. Entrambi per la gloria. Il duello ha inizio, ma non è ad armi pari. Ecco infatti il libro da cui ho estratto le poche notizie che ho, il resto ho dato sfogo alla mia fantasia. Questa era la formazione del tribunale, vedete, era un'organizzazione meticolosissima, particolarmente dura, guai a scherzare. Comparivano gli eretici davanti al tribunale soli, senza avvocato. Ha inizio il processo. Il presidente dichiara aperto il dibattimento e gli dice: imputato, voi conoscete le 103 imputazioni a vostro carico? Intendete rispondere alle domande? Lo voglio, ma desidero fare alcune dichiarazioni di principio. Innanzitutto, ho sempre cercato la verità, che per me è un riflesso della potenza. Essere, verità, certezza non stanno dentro come per voi, ma avanti. È per questo convincimento che io cercavo, sperimentavo, ponevo domande agli altri e a me stesso. Volevo conoscere per capire e quindi per giudicare. E volevo la libertà. Io inoltre credo nella libertà. Sono sempre stato un uomo libero, non ho mai servito alcuno e ho sempre difeso la mia libertà e quella di Lucrezia. E questo nell'attuale secolo di servilismi facili è un fatto straordinario che voi dovete riconoscermi. Per il resto, oltre alla libertà e alla verità, chiedo la giustizia, che vale più della legalità. Per il resto io nego ogni addebito e mi dichiaro innocente. Io non ho mai organizzato incontri, feste o rite all'insegna della miscredenza e al fine di imbrogliare la gente. Un'esplorazione all'interno dell'uomo ho cercato, per un'indagine nei meandri della mente e con gli eterni interrogativi sul suo ruolo e sul senso dell'esistere in relazione all'immensità, al tempo e al mistero, non altro. Staremo a vedere, dice il Presidente, la parola all'accusa. E io ho trovato l'esordio dell'accusatore. Dice: eccellentissimi giudici, le imputazioni contro il Cagliostro sono gravissime. Consistono nell'esercizio dell'attività di massone, di magia, di bestemmie contro Dio, Cristo e la Madonna, i santi, contro i culti della religione cattolica, di lenocidio, di falso, di truffa, di calunnia e di pubblicazione di scritti sediziosi. Sono provate, comportano la pena di morte. Esse sono fondate in gran parte sulle dichiarazioni della moglie e su scritte e dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni. Nessun dubbio per l'accusa circa la responsabilità anche degli altri imputati, la moglie e il cappuccino, ma soprattutto per quelli del Cagliostro in quanto provocatore di miscredenze e massone. Mi si consente di distinguere molti reati, tra reati comuni e reati politici. Giuseppe Balsamo, ditemi le vostre esatte generalità. Mi chiamo Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Balsamo, noto come conte di Cagliostro. Il cancelliere dice: ehi, va piano, troppi nomi, nemmeno un re ha tanti di questi nomi. Sono nato il 2 giugno 43 a Palermo, in una modesta casa di un quartiere squallido e maleodorante. Mio padre, in nome Pietro, faceva il mercante di stoffe. Mia madre una bracconieri. Allora l'accusatore: ah, un nome che è tutto un programma. No, ma si chiamava di nome Felicita. Mio padre morì pochi anni dopo. Fui allevato agli zii, fui messo in un collegio a Caltagirone a 13 anni. Mi misero al servizio non da pregare a studiare, al servizio di uno speziale da cui imparai i primi elementi di farmacologia e di chimica. Non mi andò di indossare il saio e scappai andando a Messina.
Masina conobbi un levantino molto saggio, espertissimo in chimica. Ecco da dove ho preso l'insegnamento dell'alchimia, eccetera. Alto d'asse, con lui andai a Malta, poi lì morì. Io tornai a Messina, da Messina venne arrestato per una rapina a una donna, ma io tornai subito in libertà perché ero innocente. Raggiunsi Roma e a Roma alloggiai all'Hotel del Sole che sta alla Rotonda. Vagando per i vicoli di Trastevere, incontrai lei, Lucrezia. 14 anni, ma era già donna, bellissima, dagli occhi neri, dai capelli neri, provocante. Le allungai la mano, lei me la prese e mi disse dove mi porti, mi disse verso la vita. E subito, l'8 aprile, ci sposammo e andammo a Bergamo. Da Bergamo io sono andata ad Antibes, in Francia, dove incontrai Giacomo Casanova, che non mi piacque. Fu qui che venne avviata vostra moglie la prostituzione. Io ho sempre amato Lorenza, con la quale non avevo rapporti intimi, avendo scelto la castità come i templari, ma le concedevo la più ampia libertà, secondo la sua natura. Fummo poi a Barcellona, ospite del marchese Fontanar, con cui raggiungemmo Madrid. Altro adulterio, gli dice l'accusatore. Ma io amavo Lucrezia, feci venire da Roma le nuove fedi che avevo venduto per necessità. Dopo 6 mesi, da Madrid raggiungemmo Lisbona, ove conoscemmo il banchiere La Cruz che si innamorò di Lucrezia. Tutti amavano sua moglie e a molti essa si concedeva. La portai via con destinazione Londra, facendo sempre il disegnatore e l'accusatore, sì, falsificatore di documenti. Qui venne derubato, arrestato per morosità ed espulso il 15 settembre del 72. Ci dirigiamo in Francia, ma durante il viaggio conosciamo un avvocato duplessiste, amministratore di una ricca marchesa, e Lucrezia si innamorò di lui e andò a vivere con lui. Io, gelosissimo, la denunciai, per cui venne arrestata per adulterio. Ritirai la denuncia dopo 4 mesi e lei tornò in libertà e mi raggiunse. Vagabondammo in Belgio, vagabondammo in Germania, di nuovo in Italia, Malta, Spagna, senza pace, finché nel 76 fu di nuovo a Londra. Fu a questo punto che avete assunto, mi dice l'accusatore, il nome di Conte di Cagliostro. Sì, perché cercai di accreditarmi. Sapevo prevedere le vincite all'otto, feci vincere grosse somme servendomi di un mio libro di Capale. Quando mi rifiutai di dare nuovi nomi, fui denunciato per un falso fulso, ero innocente. Ma è in questo momento che aveva aderito alle logge massoniche. È vero, ma si trattava della massoneria bianca, volta al bene, non quella nera votata al male. Mi impegnai a diffondere ovunque il messaggio, per cui dall'Inghilterra passai in Olanda, dove trovai nuovi adepti. Ah, ma intanto Lucrezia, diventata contessa di Cagliostro, divenne qui la celeste Serafina. Altre fanfaluche. Ma si dimostrò una valente massone. Decidemmo sempre insieme di andare in Germania, poi in Lettonia, adottare una dottrina secondo la quale la conoscenza si trova in verbis, nelle parole, in erbis, nelle ore e in lapidibus, cioè nelle pietre, che divenne il motto della mia setta. Ma sappiamo anche che avete avuto la spudoratezza di dichiararvi capaci di soddisfare qualunque desiderio sessuale e di essere figlio dell'angelo. Dicerie, invidie, perché la mia fama si espandeva. Ci recammo a San Pietroburgo, in Russia. Venne osannato dalla stessa Caterina II, la quale poi mi divenne amica perché il suo amante si era innamorato e voleva mettere le mani sulla mia Lucrezia. Per cui abbandonai San Pietroburgo e mi recai nel 1780 a Varsavia. Altro grande successo alla corte del re. Feci previsioni esatte, esperimenti chimici sbalorditivi, anche per la fabbricazione dell'oro e dell'elisir di lunga vita che andava a ruba tra le signore. La mia immagine era negli oggetti ovunque, persino nei ventagli, fu la gloria. Dovemmo purtroppo partire per la falsa accusa che avevo molestato una ragazza. Poi siete stati a Strasburgo, ci trasferimmo a Strasburgo. Qui faccio il medico e fabbrico le solite tisane a base di erbe, ma con ottimi effetti. Divento l'uomo pubblico più noto di tutta l'Europa. Unico capace, certo, a pagamento, ma non sempre, di risolvere ogni problema. Ma da questo momento si avvia il mio declino. Senza che me ne avvedessi, incontro René Edoardo Rohan, ordinato cardinale da Paolo VI il 1 giugno del 78. Fu lui che, conoscendo la mia fama, vuole conoscermi anche perché è appassionato di chimica. È l'uomo protagonista del famoso scandalo della collana di diamanti alla regina di Francia, Maria Antonietta, per la quale avrò un'ingiusta carcerazione
e dopo l'espulsione dalla Francia, dopo essere stato assolto. Lasciato Strasburgo, raggiunto Bordeaux, 8 novembre 83. Qui ho delle visioni. Mi viene consegnata la missione di fondare leggi massoniche. Concepisco il rito egiziano, avendo già conosciuto quel paese e alcuni suoi misteri. Divento il Gran Cofto, cioè Gran Maestro di Rito, e Lucrezia, la regina di Saba. Vidi, di fronte a tante confusioni e incertezze, la premessa per un radicale mutamento della vita con la successiva venuta di un Papa angelico o dello stesso Cristo. Ma questa è eresia. Vi presentate come un profeta, un falso profeta. Profeta sì, falso no. Credevo nella rigenerazione fisica e spirituale dell'uomo e il suo ritorno alla creazione precedente, precedente la caduta, provocata dal peccato originale. Ma questa fu l'occasione per la quale vi chiamaste Conte Felix. Che accadde dopo? Nell'84 sono a Lione, ove esistevano molte logge. Ottengo molto credito con i miei discorsi perché mi infarcivo di parole estratte da più lingue. Decisi di far costruire la sede di una nuova loggia, la Saggezza Trionfante. Durante tale costruzione, nel 30 giugno 85, raggiunsi Parigi, prendendo alloggio addirittura con la regina di Saba al Palais Royal, che era il palazzo di Philippe Galité, che fu ghigliottinato poco dopo. Fondiamo due logge, una per gli uomini e una per le donne, e qui incontro il cardinale di Rohan, che sconsideratamente si fa ingannare dalla contessa alla morte e dal suo amante, dando origine allo scandalo della collana. Per raccontarvelo è un po' lungo, ma se qualcuno lo vuole sapere dopo gli dico i particolari di questo scandalo. Costei mi accusa di aver progettato la truffa e vengo ristretto alla Bastiglia, di cui predico la trasformazione in un luogo di pubblico passeggio. Nel 1785 Cagliostro previde questo. Questo diventerà presto un luogo di pubblica, un passeggio a seguito del crollo delle monarchie con l'avvento di un nuovo Cesare, che fu appunto Napoleone Bonaparte. Processato venga assolto, un'enorme folla mi attesa all'uscita dalla Bastiglia. Luigi XVI, avendo timore della mia presenza, del consenso popolare, ordinò la mia espulsione. Entrò 8 giorni fuori da Parigi e entro 15 giorni fuori dalla Francia. Quando il popolo lo seppe si radunò sotto le mie finestre, ma io lo tranquillai promettendo che avrei fatto una lettera con le profezie. Lasciai così la Francia per Londra. E che accadde? Qui si scatenò una campagna giornalistica contro di me, alimentata per vendetta dalla contessa La Motte, che si era rifugiata a Londra. Vennero alle ribalte le mie origini siciliane, modeste, lui si chiamava principe, conte, marchesa. Intorno a me si fece il vuoto. Abbandonai Londra il 5 aprile 87 per la Svizzera, lasciando Lucrezia a Londra per levitare le nostre cose. Ma siete contestato dai massoni di Lione perché avevate preso i soldi che servivano per costruire la loggia. No, la crisi ha un'altra origine. Lucrezia, caduta in una trappola, ha raccontato ad un giornalista a Londra della mia vita, dei miei maltrattamenti e del fatto che profanavo la religione cattolica. E queste accuse gli serviranno poi al tribunale per condannarlo. Poi ha ritrattato tutto, ma ormai la pietra contro di me era stata lanciata. La chiamai a me e lei tornò. Sicché il 23 luglio 88 siamo a Torino, Genova, Venezia, Verona, Rovereto e infine il 21 novembre a Trento. A Trento Lucrezia gli dice: senti, io ho nostalgia di Roma e dei miei. Sono passati tanti anni, sono stanca di questo giro pagare. Portami a Roma. Anche io avevo nostalgia di Roma. Decidemmo di andare a Roma e mi servì del vescovo per chiedere il salvacondotto per andare presso la città della cristianità. Ma la Santa Sede, e guarda caso il segretario di Stato era proprio il presidente del tribunale, rispose che non c'era bisogno di salvacondotto perché non c'erano conti da regolare a Roma. Io mi fidai, e fu una trappola, mi fidai, quindi ritenne che fosse possibile che io avviassi un certo dialogo per creare la massoneria a Roma. Sognai, questo ha detto, di poter avere un'udienza dal Papa in modo che mi approvasse il rito egiziano, che era di difesa dei valori della grazianità. Allora lui venne a Roma, andò ad abitare in un appartamento sulla Scalinata, a Piazza di Spagna, e ebbe una trappola. Fece una riunione tra persone importanti anche degli ecclesiastici, e c'erano due persone che avevano dichiarato di aderire alla massoneria, erano spie della Santa Sede. Questi si eclissarono al momento di pagare la quota e fecero la spia. Arrivarono le guardie,
giorno, lo catturarono, perquisirono e il resto lui dice vi è noto, io mi affido alla vostra giustizia. Lo chiedo anche per la incolpevole Lucrezia che ha rilasciato dichiarazioni compromettenti contro di me anche al parroco di Santa Caterina delle Rose, sempre ecclesiastici, senza poi firmarle e anzi ritrattandole, nonché per il frato cappuccino Francesco Giuseppe de San Maurizio arrestato assieme a me ma uomo di Dio, e per tutti io invoco la divina misericordia. A questo punto è necessario passare a contestazioni specifiche. Io sarò molto sommario, ma 103 accuse. La prima era quella del vagabondaggio, mi dice l'accusatore. Ma io vi contesto il vostro vagabondaggio per l'Europa senza mai stabilire un punto fermo di riferimento. Perché siete stato sempre in fuga per evitare le condanne, per evitare il carcere? Cosa dite a risposta? A discolpa. Potrei limitarmi a rispondere, il mondo gira, io giro con il mondo e nel mondo. Cambiare paese amplia le mie conoscenze, che comunicavo agli altri. Inoltre i viaggi mi consentivano di circondarmi di un alone di mistero. Ma gli abbiamo registrato una vostra frase, io non sono di nessuna epoca, di nessun luogo, al di sopra del tempo e dello spazio. Il mio essere spirituale vive la sua eterna esistenza. Bella frase, letterariamente, ma è ingannatrice. No. Io vago perpetuamente, è il mio stile di vita che mi induce a incontrarmi o a scontrarmi con gli altri uomini al fine di impadronirmi della volontà altrui. È una reciproca osmosi di intelletto e di volontà, perché la vita è il prodotto di un insieme di combinazione. Vi contesto l'uso di tanti nomi falsi, un mascheramento continuo, conte, marchese, addirittura principe, è un altro segno della vostra volontà di imbrogliare. Ma la gente dei vari paesi credeva che si trattasse di persone diverse, ma ero sempre io. Davo una rappresentazione differente per rendermi ben accetto a seconda del luogo e delle persone, figurandomi sempre ricco, felice, titolato. Per questo moltiplicavo la mia personalità, la mia identità, con lo scopo di dominare, cambiare nome, era per me come rinascere, un risorgere, una metamorfosi che valeva come una resurrezione dopo ogni delusione e tanta amarezza, ma mai per scopi pratici. In fondo le mie conoscenze erano molte cose insieme. Avevo molte qualità, come un colorante che ha bisogno di molti mordenti. Ah, ma la vostra opera non è romanitaria, ma truffaldina, volta a procacciare solo denaro e benefici alle spalle dei gonzi. Ero io che cercavo di arricchire gli altri, giovani senza malanni, ma che allo specchio si vedevano vecchi, perché privi di idee, superficiali, senza pensieri, privi di sapere, privi di esperienze. E così i vecchi, malinconiti e con lo sguardo alla morte, e così le donne a cui sfuggiva la bellezza. Io li facevo crescere ad una nuova vita, più sicuri, convinti, più responsabili, consapevoli, magari approfittando della loro credulità, viziandoli pure. Generalmente riuscivo ad appagarli, e come erano munifici, si trattava di un do e un tadesse, di reciproco vantaggio, un modo per colorare i nostri giorni, i miei e i loro, tanto svelti a trascorrere. Sono i vostri metodi ad essere riprovevoli, i vostri trucchi di alchimista. Ma l'alchimia è un antico sistema filosofico che si esprime attraverso il linguaggio di svariate discipline come la chimica, la fisica, l'astrologia, la metallurgia, la medicina. Perché disprezzare? Quante sue tracce trovate nella storia dell'arte? È grazie alla chimica che sta nascendo il metodo scientifico. Ecco le parole d'ordine: esoterismo, magia, sinonimo di falsità e di imbroglio. Quando mai? È vero che l'esoterismo è un termine che indica dottrine di carattere segreto, in quanto la Chiesa le contesta, ma i suoi insegnamenti sono riservati agli iniziati, e agli iniziati, io mi ritengo uno di questi, è riservata la possibilità della rivelazione della verità occulta. Gli esoterici studiano la natura interna dell'uomo e quelle scienze che portano attraverso l'introspezione alla riscoperta di noi stessi e alla conoscenza della nostra natura interna e quindi della verità. Voi ragionate, siete un medio visionario, ma dov'è il vostro risultato credibile? Ma è possibile che non vi viene alcun dubbio che ci sia un ordine? Oppure no, nella natura? Non vi accorgete che la natura evolve? C'è ancora tanto da scoprire. Veniamo da una combinazione soprannaturale? E sia, ma la selezione è una mera utopia? Non mettetemi all'indice, giacché sono rispettoso della dottrina cristiana. Non consideratemi però un superficiale, un mero opportunista. Io sono avido della vita e mai pago di esplorare e di sperimentare, di cercare di spiegare le cose a me e agli altri, cioè di andare oltre l'ovvio. Mentitore, le vostre tutte menzogne, ed è gravissimo che le riproponete davanti a questo santo ufficio, è un altro segno della vostra perdizione. Io ho incarnato la menzogna qualche volta, lo ammetto. Sono stato un falsario? Ma in che senso?
semmai sono un impostore di me stesso, ma sempre nell'intento di correggere le storture, le ingiustizie, i dolori, i disinganni degli altri. Ho vagato di paese in paese come un odisseo e ogni mia iniziativa ho dovuto sfidare le circostanze ricorrendo al mio genio. Mai volgare, mai mi sono avvalso di comparse, mai ho costituito un'associazione a delinquere. Le mie iniziative stupivano perché, anche se mentivo, distribuivo sogni, tagliavo i cuori, curavo le necrosi ritenute incurabili che avevano generato liquami tossici, riuscendo a diventare l'uomo più cercato d'Europa. Credete che ciò sia stato facile? Sono alchimista e solo l'alchimia sa come va il mondo. Può avvelenarlo, ma può anche guarirlo. Sono stato reale, più del reale, e mai sono andato contro la natura, misconoscendo la credenza di Dio. Mago e veggente, che si fa credere anche in Dovio, capace di prevedere, scienza dell'indivinazione, ma quando mai? Sì, non meno eccelsa è stata la mia opera come indovino. Potrei portare 100 e 100 testimoni per darne conferma. Ho provvisto anche futuri avvenimenti politici che stanno sconvolgendo la Francia e l'Europa, le rivoluzioni, la morte dei regnanti, la nascita della Repubblica e la sua fine per mano di un nuovo Cetere. Se vivrete, constaterete la mia chiaroveggenza, grazie alle mie eccezionali capacità esoteriche date per certe. Falso medico e falso guaritore. Non solo vi considerate uno spregiudicato meditore, un falso indovino, ma anche un medico e un falso guaritore. Ma come potete contestarlo? Alla folla dei miei ascoltatori, risponde Cagliostro, sempre più numerosi, ho sempre spiegato la mia dottrina, le mie conoscenze, oltre che della divinazione, dell'alchimia, anche della medicina. Proprio per dimostrare che le mie non erano solo parole, ho dovuto fare il medico ottenendo veri prodigi di guarigione. Volete definirmi stregone? Vuol dire che fate come quei medici che furono miei nemici, accusandomi di esercizio abusivo della professione, ma senza mai denunciarmi. Verum ipsum factum. Miracoli. Insomma, osate dire che eravate in grado di operare miracoli, come un santo, come Gesù? Questa è arroganza, questa è discredenza, non altro. Ma la scienza ha un ruolo fondamentale, ma non è tutto. Per me, ascoltatemi bene, la fede senza la scienza è zoppa, mentre la scienza senza la fede è cieca. Io ho visto persone che sembravano miracolate, segnate da un evento, dall'apparenza prodigiosa, non spiegabile secondo le leggi naturali e quindi proveniente dall'alto, dal divino. Ma ho anche trovato segni di una spiegazione diversa, che sorgeva dal basso, dall'energia della mente umana, che noi dominiamo solo in parte e che con la pratica della scienza non sono stato in grado di spiegare. Risultati questi che sono dovuti al fatto che ho tentato di andare al di là di alcuni limiti, ma non in modo ingannevole. Faccio mio, conclusi su questo punto, con le parole di San Francesco, il quale gridava alla folla dei credenti, secondo cui egli aveva fatto dei miracoli: non sono un santo, non faccio miracoli, sono un semplice uomo che segue il Vangelo. Ma con le vostre risposte cercate di ingannare il tribunale. La verità è che voi siete sempre ricorso ai trucchi, in forza della vostra illimitata sregolatezza, senza alcuna serietà scientifica. La mia non è sregolatezza, basata sul falso permanente. La mia opera è frutto del mio talento, della mia genialità. Non basta, è stato il frutto del mio lavoro, fatto con sacrificio, una fatica disumana, umanissima. Potreste definirmi machiavellico, ma ho letto Il Principe, in cui è scritto: io indico bene questo, che sia meglio essere impetuoso che restrittivo. Affrontavo le situazioni con piglio risoluto, giocando d'attacco, più con la furbizia della volpe che con la forza del leone, ma mai però in conflitto con la fede e la natura. L'obiettivo finale? Conoscere i segreti del visibile, per intravedere l'invisibile. Anche soffrendo per gran parte delle volte in cui fu costretto a mascherarmi dietro ad un'apparente sicurezza e una fittizia felicità. Su questo mi viene in mente, come di variare un po', una piccola, breve e simpatica poesia di Trilus, proprio sulla maschera. E lui si mascherava, dice: 20 anni fa, ma mascherai pure io. E ancora tengo il grugno di cartone che servì per nascondere quello mio. Sta da 20 anni sopra il credenzone, quella maschera buffa che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: ma come fai a conservare il buon umore anche nei momenti del dolore, anche quando ti trovi tra i guai? Felice te che non ti cambi mai,
felice te che muovi senza corpo, che vivi senza corpo. Ma la maschera rispose, ma tu che piangi, che ci guadagni? Niente, ci guadagni che la gente dirà, povero diavolo, ti compatisco, mi dispiace assai, ma in fondo credi, non gli importa un cavolo. Fai invece come me, che ho sempre riso. E se ti viene la malinconia, copri del viso con la faccia mia, così la gente non si scoccerà. Da allora in poi nascondono i dolori di dietro un'allegria di cartapista e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità. Cagliostro scopriva la maschera, però era al servizio dell'umanità. E allora a questo punto, in un certo imbarazzo, l'accusatore va sul più duro. Gli ha contestato reati specifici, di truffatore, di lenone, eccetera, di ingannatore, di sperduto, ma passa a contestargli, e qui è la ragione della morte, i reati politici. Gli rimprovera a un certo momento il fatto che era, si vantava di essere massonico, ma soprattutto voi avete aderito alla massoneria, creato leggi massoniche e propagandato la sua dottrina presso in tutta l'Europa come qui a Roma. Non sapete che è una dottrina vietata dalla Chiesa e prevede la condanna a morte? Sono stato massone come lo è Luigi XVI e come lo è Robespierre che lo vuole ghigliottinare. Sono massone tutti i medici legati alle corti, ai privilegi, i nobili, i principi, gli stessi cospiratori che vogliono abbatterli. Massone è stato George Washington, tanto è vero che oggi il dollaro americano con i suoi segni della massoneria. Sono massoni più acerri nemici tra loro legati a logge improvvisate. Io non ho mai propugnato logge destinate a sfuggire al controllo che abbiano rappresentato un pericolo per la missione totalitaria del potere statale. Ho propugnato solo idee illuminate di libertà e di uguaglianza, non secondo idee malsane e contrarie alla stabilità della Chiesa, la quale non ha motivo di porsi contro gli illuminati perché non disconoscono i canoni della vita trascendentale. Ah, ma questo è il principale atto di accusa nei vostri confronti. Al di là dei reati comuni, vi contestiamo l'eresia, proprio perché gli ordini preposti a riti massonici sono di per sé solo suscettibili dell'accusa di eresia. Basta per la condanna l'appartenenza alla loggia massonica, a prescindere dagli atti che tu commessi. Particolarmente per la massoneria egizia, nata dalla vostra fantasia, a conferma di questo assunto, voi nei vostri interrogatori, e qui fu un lato debole per Cagliostro, trascinato in discussioni teologiche, lui non era un teologo, no? Avete dimostrato una crassa ignoranza intorno alle nozioni più elementari del catechismo e questo fatto smentisce le vostre pretese. Ribadisco una verità. Io sono venuto a Roma sperando di avere un incontro con il parafio perché approvasse un rito egiziano che è una regola illuminata, una specie di teurgia, cioè una pratica religiosa che era esercitata anche nell'antichità precristiana, in Grecia, a Roma, nel segno della continuità. Si tratta dell'evocazione, della divinità ricorrendo a tecniche statiche, estetiche, avendo lo scopo di far incarnare per un determinato tempo la divinità nell'essere umano. Ciò sulla base di rituali e gesti di carattere cerimoniale, condotti con precisione e solennità, utilizzando simboli, formule o altro che in senso analogico possono aiutare gli uomini a trasmutare il loro status in senso divino con l'aiuto dell'unione mistica. Tutto qui. Tanto più perché oggi c'è il rischio di vivere in assenza del sacro e dove il male combatte contro il Dio. Il fine che ho perseguito è la speranza della salvezza. A questo punto è finito l'interrogatorio di... Se siete stanchi non lo dire, lascio io, ma arriviamo alla conclusione da finire. Tanto per vedere che questo personaggio ancora conserva una sua attualità per quello che dirò alla fine. Terminato l'interrogatorio di Cagliostro e degli altri imputati, Lucrezia Cappuccino, il presidente, dà le parole agli avvocati di accusa e di difesa per la discussione. Prima dà la parola alla difesa e poi per ultima l'accusa. All'inverso di come viene oggi, vedete come era tutelata la legittimità e la giustizia a quel tempo. Parla il primo difensore, il Monsignor Bernardini, il quale negò che la massoneria cospirasse contro la religione e passò a screditare Serafina, perché era l'unica vera fonte di accusa contro il marito. È la volta del Monsignor Liberte, che rappresenta la pubblica accusa e ricorda le costituzioni apostoliche contro la massoneria, ma difende le virtù di Serafina, ma si contraddice perché sostiene che la verità in giudizio va ricercata se è offerta dalle persone di buona reputazione.
E poi, non l'ho detto prima, ma Serafina aveva anche frequentato una casa di prostituzione che davanti al Palazzo del Consiglio di Stato qui a Roma. Riferisce la vita di Cagliostro ricordando i suoi delitti fin da quando era bambina a Palermo. Parla poi Costantino, Monsignor Costantino, ma tutti i monsignori, era una vita a casa degli altri, che sottolinea la buona fede di Cagliostro vissuto in errore involontario, cioè negò l'esistenza del dono, insistendo sul discredito di Serafina. Infine riprende la parola Monsignor Liberte, il quale conclude: basta appartenenza alla massoneria per essere condannato a prescindere dalle azioni commesse, conclude pena di morte senza speranza di grazia. Le ultime dichiarazioni di Cagliostro, sentiamole tanto per capire il suo sentimento. Dice la parola a lei, prima della sentenza: il pubblico accusatore si è chiesto a fronte dell'immensa accuratezza che cosa gli abbia dato in cambio ad altri. Io ho sempre combattuto la tristezza, l'angoscia, la rabbia, l'odio, l'ira, la delusione, la malattia. Per questo ho sempre instillato la consapevolezza di sé, l'estasi, la speranza, il fascino delle cose belle, l'interesse alla vita, in una parola l'emozione, la quale ha un prezzo, anche se non sempre. L'emozione ho donato, che è la misura di tutte le cose, ed essa che ci consente di apprezzare le informazioni che ci vengono dall'arte, dalla società, dalla scienza e più che mai dalla fede. Non può andare disgiunto da un fattore artistico che può essere musicale, visivo, poetico o piuttosto magico. Io non ero poeta musicista, ero un mago e quindi ricorrevo a quest'arte. Devo morire solo per questo? La conclusione del processo. Di fronte alla dichiarazione dell'imputato, l'accusatore dice: questo non si è pentito. E io credo che bisogna passare ai rimedi de jure de facto per fargli finalmente ammettere quello che si vuole che ammetta. Capito? Deve ammettere quello che si vuole che ammetta. Il difensore Costantino dice: allora la tortura. Allora io chiedo all'imputato di persuadersi ad ammettere le proprie colpe e a ritrattare le sue informazioni. Cagliostro, di fronte a questa prospettiva della condanna a morte, lui la attuisce: mi chiedete di pentirmi e di ritrattare. Mi sono lacerato davvero il cuore. Ho peccato certamente, lo confesso. Avverto il bisogno di essere salvato dalla lepra dei miei peccati. Ho creduto di combattere contro lo spirito del male. Mi sono giustificato abbastanza, non cerco scusa. Le ho già chiesto una lettera che ho inviato nel 1990 al Papa, che però non ha avuto risposta, poi probabilmente perché era finita nelle mani del segretario di Stato. Chiedo a Dio di essere salvato dalla morte con l'impegno di dedicarmi alla preghiera e al digiuno. A voi chiedo di conoscere la mia sincerità e di concedermi la gioia di chiedere ogni giorno al Signore: perdonami, salvami dalla mia colpa. Signore giudici, io adiuro. A questo punto la prospettiva delle torture non era certo gradevole, come sono certi quadri dell'epoca. Uno veniva impiccato, messo per aria perché confessasse, quest'altri fustigati e quest'altri sulla ruota, ma c'era le donne lo stesso, che seguiva la caccia alle streghe. Quindi questo era un tavolo di tortura, rulli con degli spettori di ferro lungo 4-5 centimetri, il corpo che era steso sopra veniva su di giù. Immaginate che come uno poteva abiurare quelle circostanze. Eppure in Roma, che molti altri avevano conosciuto in quel periodo. Allora la sentenza, arriviamo alla sentenza. 7 aprile 1971. Era confesso e rispettivamente convinto di più delitti, in corso in censure, però a titolo di grazia speciale gli si commuta la pena della consegna al braccio secolare nel carcere perpetuo in una qualche fortezza dove dovrà essere strettamente custodito senza speranza di grazia. C'è scritto la sentenza. Il cappuccino Francesco Giuseppe è condannato a 10 anni da scontare, però dove? Nel suo convento dell'Araceli. Lucrezia, la cui testimonianza scritto in sede, è stata determinante. Guardate bene, Lucrezia non solo aveva fatto, ma non aveva neppure firmato quelle dichiarazioni rese a un prete. Non l'aveva firmato. Che è stata determinante per la condanna di Cagliostro e assolta. Rimane tuttavia per 15 anni nello stesso convento di Santa Apollonia. In effetti ho cercato che nel 1806 fece la portinaia
del collegio germanico in piazza Apollinare, dove morì di infarto l'11 maggio del 1810, quando l'Europa era dominata dal Cesare previsto da suo marito. Allora lui viene trasferito alla Rocca di Sant'Eo. Ecco la Rocca di Sant'Eo, vedete, è inaccessibile. Questa è la rappresentazione grafica di come lui viene calato con la porta nel lavello, nel sepolcro vivo. Questa è ancora la Rocca di San Leo. Questa era l'unica finestrella che aveva, tre inferiori. Dove si trova la Rocca di San Leo? Vicino Pesaro, è Montefeltro. Questa è non solo, ma il detto era una pena terribile. Attraverso la finestra uno vedeva il cielo, vedeva solo davanti a sé la chiesa di San Leo. Per tutta la vita avere una chiesa dinanzi a sé. Questo era il suo letto, non c'era nient'altro. Immaginate 4 anni senza uscire da lì, anche dal punto di vista igienico. Calava con la corda gli alimenti e salivano gli escrementi per 4 anni e mezzo. Questo era il pertugio dove era guardato quotidianamente a vista. E questo era il suo, e questo è il suo certificato di morte. Allora, trasformata la pena di morte nel carcere a vita, il 21 aprile, guarda caso, proprio il giorno del Natale di Roma, del 91, Cagliostro con il cellulare passò per la Flaminia, passò per Foligno, Fano, Pesaro, fu portato a Rocca di San Leo perché era il carcere più sicuro dello Stato Pontificio. Badate bene che questo avviene nel 1791, se conoscete la storia, quando Luigi XVI, quel re che lo aveva assunto dalla Francia, assieme alla moglie Maria Antonietta, stava fuggendo da Parigi in carrozza credendo di salvarsi, finendo lui e la moglie però sotto la ghigliottina. E avviene questo trasferimento di Cagliostro quando nasce la Repubblica che lui aveva provvisto, data per certa da lui. E nasce il terrore con Robespierre, che viene nominato proprio in quel momento, in quei giorni, accusatore del Tribunale Criminale di Parigi. Cagliostro viene calato nel pozzetto, viene guardato a vista, gli si cucciono le tasche dei pantaloni, in modo che il fazzoletto doveva tenere una cintura, non aveva mai, riuscì a formarsi una forchetta con un ramoscello di albero. Prima minaccia, poi urla, e quando urla scendono i controllori a bastonarlo. Evoca Lorenzo, ha convulsioni, visioni mistiche, che alterna a bestemmie, si ammala, ma non viene curato. Scrive col suo sangue sul muro un'implorazione alla Madonna e impazzisce. Ma i carcinieri credono che fuggano, hanno paura. Perché il cardinale Zelato è nato apposta a pensare a dirgli che se scappa l'avrebbe tagliato la testa a tutti quanti. Resta in queste condizioni disumane 4 anni e mezzo senza mai uscire dalla tana. Non aveva scampo, perché è condannato a vita senza speranza di grazia e non ha più la carrozza poi di cui disponeva liberamente per correre attraverso l'Europa. Avrà fatto mille e mille volte i conti con se stesso per ripulire magari la sua anima. Credo che sepolto vivo sarà stato toccato dalla paura, dall'abbandono, dalla solitudine, lui che aveva visto pronubi più grandi personaggi d'Europa, finché esalò l'ultimo respiro. Morì di infarto, come si disse, il 27 agosto 1795. Gli bruciarono i piedi per timore che fingesse. Forse, mi chiedo io, era meglio che si fosse dedicato a leggere la mano le carte a Piazza Navona, anziché frequentare le regge, i palazzi, aviti di tutto il continente. 2 giorni dopo, il 29 agosto, lo estraggono dal lavello e alcuni soldati della guarnigione lo trasportano verso un terreno sconsacrato. Durante il percorso, però, era molto caldo, 29 agosto, depositano il cadavere sopra la lastra che copre un pozzetto e vanno nella taverna vicina a bere, in attesa della sera e della notte. Così quel corpo rimane solo fino a quando apparvero le stelle. Beh, voi ve lo dovete consentire, io credo che le stelle sono sempre illuminate
per consentire ad ogni persona di individuare quella che gli è stata assegnata. Credo che quella notte solo il conte avrà individuato la sua, finalmente libero e finalmente in pace, perché era finito nelle mani misericordiose di Dio. I soldati avvinazzati lo risollevano e lo seppelliscono. Non si è mai saputo dove. Egli, che aveva dichiarato di essere nato ai tempi di Giulio Cesare, non si farà più trovare. Ma penso che abbia cercato di fare a tutti il verso, sicché anche dopo 2 secoli ancora se ne possa parlare. Solo 2 anni dopo, nel 1797, arrivarono i francesi. Presero la rocca, ci fu il patto di Ancona, di Tolentino, voi lo sapete la storia, cercarono, li liberarono tutti, perché erano sotto l'oppressione papale, tutti cercarono, per rendergli onore, le ossa di Cagliostro, ma non le trovarono. Ora, il 29 agosto, questo è il pozzetto su cui fu deposto. Ecco, c'è scritto. Mentre i soldati stavano ubriacando. Il 29 agosto, se me lo fate dire brevemente, poi chiudiamo, è una giornata fatidica. Il 29 agosto, di 5 secoli prima esattamente, Pietro Morrone, futuro Celestino V, diventò Papa. Abdicò solo 4 mesi più tardi, dopo che ha prolungato la bolla del perdono, concedendo l'indulgenza plenaria a chiunque si fosse confessato, un evento che fu copiato da Bonifazio VIII, il suo successore, con il giubileo del 1300. Ma guarda caso, Celestino V finì in carcere, 29 agosto, messo in vita da Bonifazio VIII, una fine analoga a quella di Cagliostro. Poi la Chiesa lo farà santo, una volta morto il suo persecutore nel 1313. 29 agosto, è l'anno, il giorno di 2 secoli prima della morte di Sisto V, che invece dell'indulgenza impiccò e tagliò la testa a tante persone messe in mostra sul ponte del Castel Sant'Angelo in cui era transitato il Cagliostro. 29 agosto del 99, 4 anni dopo, appena 4 anni, è il giorno della morte del suo persecutore, il Papa Pio VI. Quel Papa che aveva approvato il capo di imputazione, quel padre che fu presente anche alla lettura della condanna, quel Papa che sarà imprigionato dal Cesare, da Napoleone, e portato prima a Siena, poi a Bologna, poi a Grenoble, poi alla fortezza di Varese, dove morì il 29 agosto. Rimase insepolto fino all'anno dopo. Poi lo seppellirono in una cassa riservata ai poveri nel cimitero del paese e solo nel 1801 venne portato nelle grotte del Vaticano dove si operava. Ho fatto anche una nuova notazione, perdonatemi ancora, 29 agosto del 2003 e il pianeta Marte è arrivato nel punto più vicino alla Terra, 926 milioni di chilometri, dopo 60.000 anni. Perché lo è? Perché il pianeta Marte fa parte della Cabala, cioè è il pianeta protettore delle scienze occulte e degli alchimisti, in quanto simboleggia il metallo puro, che una volta fuso assume il colore rossastro, come voi sapete che si chiama il pianeta rosso, come negli esperimenti di trasformazione del piombino oro dei crogelli di Cagliostro. Sembra, e poi non solo, ma il pianeta Marte ha per simbolo la freccia che era nello stemma del conte Cagliostro. Si può pensare che il pianeta si sia avvicinato alla Terra per attirare a sé lo spirito del suo fedele discepolo. Dunque il 29 agosto è un numero della Cabala, ma se fosse vissuto probabilmente Cagliostro lo avrebbe fatto giocare all'otto. È dato allora di concludere. Immaginiamo insieme Giuseppe Balsamo nella sua cella quando la sua energia selvaggia man mano scemava nello spaventoso abbraccio della morte. Io in questa scena lo vedo un titano, anche se agonizzante, mai d'uomo, che si schernisce consapevole della sua eccellenza. Sapeva di aver ripreso le idee del pensiero rinascimentale, fidando nella corrispondenza di tutte le cose nel grande ordine universale e sulla possibilità di conoscere il pensiero divino nella osservanza di questo ordine. Per questo fu medico alchimista, mago, massone, politico e rivoluzionario. Vi cito
una canzone, indovinate di chi? Di Wolfgang Goethe, che salta Cagliostro, con queste parole. Va, ascolta il mio avviso, metti a profitto la tua gioventù, apprendi di buona lena ad essere saggio nella gran bilancia della sorte. L'ago è saltamente stabilito, è necessario salire e scendere, è necessario regnare e ingrandire o servire e cadere, soffrire o trionfare, essere l'incudine e il martello. Attenzione, con questo ultimo riferimento io chiudo, eccolo che dice. Nello stesso periodo in cui egli stava in Svizzera, nell'87, Wolfgang Goethe, nel suo famoso viaggio in Italia, laggiù dove fioriscono i limoni, zitrone, scriverà, volle andare a Palermo a conoscere i parenti e la casa del Cagliostro. Tanta era la fama che aveva costruito in Europa. Coprì la casa, era un vano solo, grande, ma pulito. C'era la mamma e la sorella con tre figli. Io vengo da Londra a portarti, non era vero, i saluti di tuo figlio. La mamma si mise a piangere, incrociò le braccia così e gli dica che lo tengo chiuso nel cuore. Lo aspettiamo per la festa del luminare di Santa Rosalia. E tutti piansero affacciandosi alla finestra mentre Goethe se ne andava. Goethe si ispirerà a Cagliostro come modello per il suo Faust, che è l'opera letteraria più importante della Germania, come per noi la Divina Commedia. La figura di Faust, e ve lo dico perché questo è il termine di attualità di Cagliostro, è tipica dello spirito tedesco. Si riferisce alla tecnica della ricerca, alla testardaggine unita al bisogno di ordine, l'eterna tentazione di elevarsi sopra i propri limiti anche a costo di fare un patto con il diavolo. Cagliostro ispirò Faust, ma non era Faust, perché mai strinse i patti con Satana. Ebbe una fede pioneristica verso le nuove scienze, scontrandosi con la superstizione medievale, il che non poteva essere gradito alla cultura ufficiale, in particolare alla Chiesa. Il dottor Faust, necromante, alchimista e mago come lui, voleva manipolare l'opera divina e lanciare la sfida a Dio attraverso un accordo con il demonio. Cagliostro, senza sfidare Dio, ha segnato l'epoca moderna della ricerca scientifica, la volontà di potenza, la sete di sapere, la tendenza alla manipolazione della natura attraverso le diverse forme della magia, magari al limite dell'ortodossia e l'eresia, ma mai oltrepassato. Secondo me ha contribuito a segnare la nascita dell'Europa moderna. Ecco perché la sua condanna a vita mi appare ingiusta in questo frutto, in quanto frutto di un veto a che si potesse raggiungere il sapere assoluto anche cercando di andare oltre i paletti imposti dalla Chiesa di Roma. Oltre andò persino Don Giovanni, che stipulò il patto col diavolo per appagare la sua lussuria, tutte a sfide a Dio, ma senza conseguire condanna a morte. Invece Cagliostro, che era un uomo di intelletto con una testa scrigno di molto sapere, tese sempre alla conoscenza pura e superiore, non disdegnando certo l'appagamento di vizi più terreni, quale la carne e la ricerca dell'eterna giovinezza. Ma lo si deve capire per tornare, oltre che per il suo sangue siciliano, beh, la Sicilia è depositaria di 10 civiltà, perché ambì soltanto a superare i confini che la natura antepone alla illimitata sede di conoscenza e di potere che domina l'animo umano. Un uomo che ha saputo travalicare gli schemi della normalità, avendo messo in discussione le regole del sociale, dei perbenismi e per aver sconvolto gli schemi della classe dominante. Un uomo che per questo attirò l'odio, lo scetticismo, la curiosità malevole, la diffidenza e spesso anche l'opportunismo di chi lo vuole superare per i propri scopi. Commise un solo errore che gli portò la condanna. Si interessò di politica e di massoneria. Ma la storia è colma di uomini amicicari che, andando controcorrente, hanno pagato duramente la loro diversità. Nel secolo dei lumi ha il merito di aver proposto il mondo dell'inconoscibile, con il suo atteggiamento e il suo pensiero, con il naturale eclettismo che lo distingue. Ricercatore della vera saggezza, improntò tutta la sua vita su un solo pensiero: poter dominare la morte, perché secondo lui tutto si muove in virtù di essa e dell'ossessione e della paura che ne deriva. È per questo solo pensiero che fu sepolto vivo. Personalità dunque geniale, tesa alla realizzazione piena e totale della vita, dei sensi, ma senza dannarsi l'anima. Un mito che sopravvive sempre alla sura del tempo. Amici, si ha bisogno, anche oggi, quando l'economia esercita una vera e propria demonia,
di figure e miti analoghi, perché capaci di attrarre verso l'ignoto. L'uomo moderno è in parte figlio del conte di Cagliostro, costruito da Giuseppe Balsamo e dalle sue utopie. Quelle utopie che sono diventate lentamente progetti in realtà, passando da Giordano Bruno a Tommaso Campanella, a Galileo Galilei, a Newton, a Darwin, fino a Einstein, anche sacrificando uomini, libri e parole alla luce dei roghi, delle torture o dell'indice, che però hanno permesso di giungere finalmente alla luce di una più compiuta civiltà. E allora credo di poter concludere dicendomi che chi passa, anche per caso, dalla parte della Rocca di San Leo, vi salga, se non altro per ammirare quello splendido Montefeltro. Porti con sé un fiore e lo deponga sul pozzo su cui giacque il corpo morto di Giuseppe Balsamo mentre i soldati becchini stavano avvinazzandosi. Giuseppe Balsamo, un uomo libero, capace di prevedere il futuro, elargitore di emozioni e di speranze, dispensatore di illusioni, l'amabile, affascinante fingitore ricercato in tutta Europa, un verace figlio della nostra terra, ne sono certo, lo gradirà. Forse lo userà per un'altra delle sue pozioni miracolose, magari forse l'ultimo suo miracolo. Grazie.